in moda. Permuta o rimetti a modello la tua vecchia pelliccia. Siamo a Foggia in Viale Michelangelo 35 o acquista online direttamente da casa tua. InModaPellicceria.it. Finanziamento a tasso zero o a tasso agevolato. In Moda Pellicceria, a Foggia. È giovedì 23 gennaio 2020, il più cordiale benvenuto al pubblico che ci segue da casa sul canale 99 Foggia TV. In apertura del nostro telegiornale quest'oggi, una emergenza da sempre al centro del nostro territorio che arriva da lontano e che è a cuore della nostra redazione. Parliamo infatti della emergenza abitativa. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi provvedimenti per sgomberare i container in via San Severo. Con i soldi della regione, 3 milioni e mezzo di euro. L'ARCA dovrebbe comprare le case sul mercato libero e consegnarle agli aventi diritto. Il presidente dell'ANCE, Ivano Chierici, fa sapere che sono pronti i primi 4 appartamenti. Sentiamo il servizio d'apertura. Ecco le prime case per i residenti nei container di via San Severo. 4 appartamenti pronti per la vendita all'ARCA da parte di un imprenditore locale. Potrebbe essere la prima concreta azione nel complesso iter dell'emergenza abitativa. Il presidente dell'ANCE, Ivano Chierici, ha già comunicato la disponibilità degli appartamenti all'ARCA, incaricata dalla Regione, ad acquistare immobili. Un nostro associato ci ha riferito di poter mettere a disposizione 4 appartamenti, adesso effettuerà la proposta direttamente all'ARCA, e mandandocene anche copia, perché prima ha parlato con noi, a prezzi che sono quelli lì dell'edilizia convenzionata, però gli appartamenti sono superiori ai 95 metri con i box. Sull'operazione di acquisto dei 4 appartamenti c'è comunque il punto interrogativo. L'ANCE, i soldi della regione, 3 milioni e mezzo, vorrebbe spenderli per costruire nuove case, non comprarle. Stessa cosa che vorrebbe fare il comune di Foggia, che ha già individuato le aree da destinare all'edilizia. Una è proprio via San Severo, via i container per nuovi fabbricati. Noi abbiamo fatto una nostra proposta dove abbiamo questa possibilità a prezzi vantaggiosi, siamo disponibili a farli con i prezzi dell'edilizia convenzionata e quindi prezzi vantaggiosi anche per l'ARCA, e sono immediatamente edificabili, in quanto parliamo di suoli già edificabili, quindi si tratterebbe veramente di una cosa velocissima. Vediamo se ci sarà la possibilità di effettuarli e se vorranno accettare questa proposta. Apriamo ora la pagina della cronaca. Vengono messe in atto formule preventive per scongiurare i furti delle autovetture, la microcriminalità. Istituita una task force per contrastarlo, questo fenomeno. Si tratta di un organismo composto, oltre che da personale delle forze di polizia, anche da dipendenti dell'ispettorato del lavoro e del personale special dell'ASL. Il primo servizio si è svolto venerdì scorso presso una ditta di Foggia di autodemolizioni. Sono emerse violazioni delle leggi ambientali. L'intera area è stata sottoposta a sequestro penale. La pagina giudiziaria: il Tribunale del Riesame ha rievocato gli arresti domiciliari ad Angelo Cera. L'ex deputato dell'UDC torna dunque in libertà dopo circa 3 mesi. Sentiamo. Torna un uomo libero, Angelo Cera. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso e revocato le misure cautelari all'ex deputato dell'UDC. Angelo Cera era agli arresti domiciliari dal 17 ottobre scorso, finito al centro di un'inchiesta insieme a suo figlio Napoleone, consigliere regionale in carica. Padre e figlio erano accusati di tentata concussione. Il Tribunale del Riesame, lo scorso 6 novembre, ha riqualificato il reato in tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.
Secondo la Procura di Foggia avrebbero fatto pressioni nei confronti del presidente, del direttore generale e del direttore dell'area agraria del consorzio di bonifica di Capitanata affinché assumessero alcune persone di loro conoscenza. Il figlio di Angelo, Napoleone Cera, era tornato in libertà lo scorso 22 novembre. Da ieri è tornato libero anche il padre che sul suo profilo Facebook ha commentato il provvedimento del Tribunale del Riesame. Dopo 3 mesi di ingiustizia sono di nuovo con voi, sono libero. La pagina cittadina, si allungano i tempi per risolvere il problema della pubblica illuminazione a Foggia, dunque un tema centrale del dibattito della nostra città. L'impresa che si è aggiudicata i lavori è stata diffidata, probabile che l'appalto venga revocato. L'amministrazione sta già intanto pensando ad un nuovo bando e la conferma è arrivata proprio da Senza Maschera. In onda stasera, lo ricordiamo, direttamente dall'assessore Sergio Cangelli. Andiamo a sentire dunque proprio un passo della registrazione dove parla Sergio Cangelli, ospite del programma di approfondimento politico in onda questa sera in prima serata con il nostro direttore sulla nostra emittente. Sentiamo. L'appalto per la pubblica illuminazione è stato aggiudicato con la formula del project financing a questa azienda dell'Emilia Romagna. Solo nel mese di settembre-ottobre c'è stata l'aggiudicazione definitiva perché erano sorte delle problematiche intorno ad alcuni requisiti di affidabilità dell'azienda, ovvero la commercializzazione, siccome si tratta di un'associazione temporanea di impresa, la società che si occupa della commercializzazione dell'energia elettrica era una società unipersonale. Allora ci si è chiesti se quindi l'impossibilità di avere una contribuzione previdenziale, trattandosi di una società unipersonale, incidesse sui requisiti di affidabilità dell'azienda. Su questa problematica, per la quale erano sorte delle diverse opinioni da parte dei dirigenti comunali, abbiamo chiesto un parere pro veritate a un professore universitario che ci ha tra virgolette tranquillizzati a procedere. Dall'aggiudicazione definitiva c'è un termine di 60 giorni entro i quali, scaduti i quali, può essere stipulato il contratto. In questi 60 giorni abbiamo chiesto la documentazione necessaria alla ditta, attinente la cauzione, le spese di segreteria per la stipula del contratto. Loro hanno fatto delle osservazioni alle quali noi abbiamo risposto negativamente, perché le loro osservazioni prevedevano una sorta di modifica del quadro economico che non può essere fatta perché è stata oggetto di approvazione in Consiglio Comunale, altrimenti si dovrebbe tornare in Consiglio Comunale, per cui proprio nei giorni scorsi li abbiamo diffidati. Quindi l'azienda è stata diffidata a stipulare il contratto. Oggi pomeriggio proprio avremo una riunione tecnica con i dirigenti, quindi trascorso questo termine, in mancanza della stipula, incamereremo le polizze e procederemo con la nuova individuazione. Poi si dovrà rifare il bando. Si procederà dunque con un nuovo bando, lo avete sentito proprio Sergio Cangelli, presente in studio questa sera insieme a Sergio Cangelli, anche Antonio Viggiano e poi per il Movimento 5 Stelle i consiglieri Quarato e Norillo. L'appuntamento con Senza Maschera, nel quale programma si dibatterà di tanti argomenti, e per questa sera, subito dopo, il telegiornale. Chiude un altro esercizio storico commerciale di Foggia. Si tratta del supermercato King Market che la famiglia La Torre aveva aperto in via Vittime Civili nel lontano 1969. Pensate un po', lo storico supermercato di proprietà dell'attuale assessore all'urbanistica Paolo La Torre dal 1 gennaio ha cessato l'attività. L'assessore ha avviato una trattativa di vendita con il gruppo Mercati di Città di Luigi Giannatempo. La trattativa è a buon punto, il King Market potrebbe essere assorbito dalla catena di mercati di Città, La Prima di Giannatempo. Parliamo ora di turismo, sicuramente uno degli aspetti migliori del nostro territorio. C'è una nuova classifica, viene stilata in base alle recensioni social del sito
Trip Advisor. E beh, secondo il rapporto di Sociometrica che ha analizzato queste recensioni e questi dati, Foggia con Vieste risulta scende un po' la classifica, ma è assolutamente un dato che si pone in contrapposizione con tutte le altre classifiche, su tutte quella di Feder Alberghi, che vedrà Vieste protagonista per il prossimo G20 spiagge. Entriamo nei dettagli in questo servizio. Strano ma vero, secondo il rapporto di Sociometrica che ha analizzato 135.000 recensioni postate dal sito TripAdvisor, delle 35 maggiori destinazioni turistiche italiane nel periodo tra gennaio e novembre 2019, Foggia scende di classifica. La Romagna con le sue attrazioni, su tutte riccione, è la regione più apprezzata dagli stranieri. Tra i primi gradini del podio, Firenze quale città d'arte, seguita da Torino, Milano, Bologna. Per il sud, Sorrento ed Ischia, entrambe nelle prime 10 posizioni. Ma la cosa che stupisce è che non venga fatto alcun accenno alla Puglia, che si appaia nella classifica social TripAdvisor solo al 35esimo posto, con Vieste da sempre considerata la capitale pugliese del turismo internazionale. Un dato che si pone in contrapposizione con altre classifiche stilate, su tutte quella di Federalberghi Puglia, presieduta da Francesco Caizzi, secondo cui la bella cittadina di Pizzomunno e Cristalda avrebbe invece ottenuto un forte incremento di turisti, il 5% in più rispetto alla stagione scorsa, e che due mesi fa ha premiato Vieste quale luogo per accogliere il prossimo G20 spiagge, la piattaforma strategica per il turismo balneare con gli esperti del settore turistico italiano. Solo nel mese di agosto 2019 la Puglia ha ospitato ben 14 milioni di turisti, che hanno generato oltre 4.400 milioni di presenze. C'è da chiedersi quali siano stati i criteri di valutazione della deludente classifica. Probabilmente fanno sapere, considerando i primati della Daunia in fatto di cibo, saperi ed accoglienza, possono aver inciso aspetti critici legati alla logistica, carenza di navette e taxi per turisti e di infrastrutture, su tutte l'aeroporto. Non resta che aspettare l'operatività del Giro Lisa per risalire la china della classifica, portando finalmente il nostro territorio a decollare. Una brutta notizia adesso. Pierpaolo Piras non ce l'ha fatta. Il 42enne sardo adottato dalla provincia di Foggia ha purtroppo perso la sua battaglia. Pierpaolo era affetto da una forma di linfoma di non Hodgkin refrattario. Per la raccolta fondi si era mobilitata tutta la capitanata. La storia di Pierpaolo l'abbiamo raccontata anche noi di Foggia TV con Luisa Migliaccio nel corso della trasmissione Arcobaleno e con un appello accorato anche nel programma Solo Foggia. Pierpaolo si è spento in una stanza dell'ospedale di San Severo, dove era ricoverato. Voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo al Teatro Umberto Giordano, che sabato metterà in scena un viaggio virtuale presepiale realizzato da due fratelli. L'uno ha realizzato uno straordinario presepe nella stagione natalizia scorsa, l'altro lo ha fatto il filmmaker. Dunque un film, un cortometraggio di 14 minuti voluto anche dall'amministrazione comunale con l'assessorato alla cultura di Anna Paola Giuliani, che andrà in scena sabato al Giordano. Vediamo. Non fammi domani la fofo. Ma maschio sta letto con di Gesù o no? Oh, è Nino Francesco, piacere, eh? Il Teatro Umberto Giordano metterà in scena sabato prossimo un cortometraggio di 14 minuti ideato dal filmmaker Jean-Pierre Clima, un viaggio suggestivo carico di misticismo e religiosità per celebrare l'ultimo lavoro artistico di Michele Clima, fratello di Jean-Pierre, che ha raccontato nell'ultimo Natale 2019 la cantata dei pastori, celebrando i 30 anni dall'inizio della collezione delle statuette dell'artista foggiano, che di anno in anno realizza con le sue sapienti mani, raccontando le tradizioni di saperi della nostra terra. Un viaggio virtuale che sarà proiettato sabato 25 gennaio presso il Teatro Giordano in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Anna Paola Giuliani. L'opera cinematografica si avvale della partecipazione del noto attore foggiano Nicola Rignanese, che interpreterà con il dialetto foggiano l'ultimo atto di un Natale non ancora del tutto concluso, se non quando giungerà l'imminente festa della Candelora. Un racconto delicato e dissacrante scritto dallo stesso Michele Clima, un peregrino
veterinare vagabondo tra le quinte di una Foggia ideale di fine Ottocento, in cui si rivivranno piazzette popolari, luoghi nascosti ed intimi della città, monumenti, greggi transumanti e personaggi simbolo della foggianità, su tutti i cappelloni delle croci che celebrerà l'identità culturale cittadina. Le telecamere penetreranno l'allestimento presepiale attraverso scene animate, camminando tra pastori, cavalli, carri di una Foggia incantata. Il presepio di Michele Clima, di oltre 20 metri quadri, e il film di Jean-Pierre racconterà con un linguaggio stereofonico che parla al cuore l'anima colorata e mediterranea, pugliese e partenopea, in questo percorso alchemico tra la taverna di Lucifero e la grotta di Betlemme verso una rinascita catartica per tutti i figli di Dio. Io segno. Una nota politica in vista delle prossime regionali. Si apre dunque il dibattito. Grosso acquisto di Rosario Kusmai per le prossime regionali. Il segretario regionale di Italia in Comune, forza della coalizione di centrosinistra, annuncia l'adesione al suo partito di Gianni Mongelli. L'ex sindaco di Foggia torna in piena attività politica. Mongelli è già operativo con la delega relativa al settore attività produttive e sviluppo economico. Mentre adesso ci spostiamo a Roseto, arriva il sequestro preventivo a fine di confisca di conto corrente e libretti di risparmio intestati a Corrado Paradiso, l'ex direttore dell'ufficio postale di Roseto Valfortore. Paradiso fu licenziato il 25 maggio del 2018 con l'accusa di peculato aggravato e violazione del domicilio informatico delle Poste Italiane. Il provvedimento è stato disposto ieri mattina al termine della perquisizione della sua abitazione, dove gli inquirenti hanno trovato denaro in contante e documentazione pertinente ai reati contestati. C'è lo sport adesso, in chiusura della nostra edizione del telegiornale. Con Fabio Latuchella andiamo a scoprire dunque le prime novità circa la prossima gara del Foggia, campionato di Serie D, Girone H. Il Foggia incontrerà Gravina, dunque la squadra pugliese. Sentiamo. Il Foggia è già proiettato la trasferta di Gravina. I rossoneri si preparano alla sfida contro il gialloblu di mister Loseto, che all'andata strapparono un ottimo pareggio, dando l'impressione di essere una squadra ben organizzata e messa in campo con attenzione maniacale, con un tecnico, l'ex difensore barese Valeriano Loseto, molto preparato. Lui in panchina non ci sarà per squalifica, così come mancheranno sempre per squalifica Fabio Romeo, che ha preso due giornate, e l'ex rossonero Francesco D'Angelo, così come il centrocampista spagnolo Diego Alvarez Prosi. Emergenza nella retroguardia, perché i primi due sono difensori nel 3-5-2 proposto da Loseto e perché il tecnico barese non aveva mai fatto a meno di entrambi, mentre Alvarez Prosi è il faro di centrocampo, occhi puntati sull'attaccante Domenico Santoro, nativo di Lesina, che all'andata segnò una tripletta e che ha realizzato ben 12 gol in 18 partite finora disputate. Il Foggia, dal canto suo, ha la miglior difesa esterna del campionato, con soli 3 gol subiti in 9 partite, e anche quando le cose non sono andate bene, come ad Agropoli, la difesa si è sempre ben comportata. In attacco la novità è che Diego Allegretti si sta allenando regolarmente e che sarà a disposizione di Ninni Corda per domenica prossima, quando con Tortori ed Eluasni si contenderà le due maglie a disposizione per la parte offensiva della formazione. Infine, occhio al campo sintetico dello stadio Stefano Vicino di Gravina. Per chi è abituato al terreno di gioco in erba naturale potrebbe essere un problema, ma i rossoneri si allenano a Troia su un campo in erba sintetica, e Ninni Corda sta preparando al meglio la gara anche sotto questo punto di vista. Bene, dopo la vittoria sulla Nocerina, il Foggia si prepara dunque ad incontrare il Gravina in trasferta, una gara che naturalmente torneremo a raccontare con le nostre telecamere di Foggia TV nel programma diretta rossonera appena partito. E dunque domenica alle 14.10 in punto tutta la radiocronica della partita e i commenti dei giornalisti e degli ospiti del programma. Mentre vi lascio a Fabio Latuchella per parlare non solo di calcio ma anche di basket, di pallavolo, di altri sport locali. Io mi fermo qui con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo nuovamente questa sera il programma di approfondimento politico Senza Maschera, il nostro direttore con i suoi ospiti per un interessantissimo dibattito sui temi più importanti della nostra realtà. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.